Ok, salve, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento dell'ultima ottava del mese di agosto. Oggi le tensioni sul fronte nordcoreano, dopo che stanotte sono stati lanciati diversi missili anche nel corso della giornata, spingono al ribasso i listini europei con una sussistente avversione al rischio. Un DAX che chiude a meno 1,39%, un IBEX a meno 0,76%, un CAC di Parigi a meno 0,85%, un FTSE Londra a meno 0,83% e chiude invece il FTSE MIB, la peggiore performance della giornata, che chiude appunto a meno 1,46%. Per quanto riguarda le news macroeconomiche nel corso della giornata, oggi abbiamo assistito alla fiducia dei consumatori tedeschi che, secondo il sondaggio JFK, si è attestata a settembre a 10,9 punti, segnando un nuovo miglioramento rispetto ai 10,8 punti di agosto. Il dato è superiore alle attese del mercato, che si attendeva una conferma a 10,8 punti. La stessa indicazione macroeconomica è stata elaborata anche negli Stati Uniti, con un miglioramento nel mese di agosto. Infatti, l'indice di fiducia, il Conference Board, si è attestato a 1229,9 punti ad agosto rispetto ai 120 punti di luglio. Il dato è stato rivisto dai 121,1 punti. Il mercato si attendeva un dato pari a 120,7 punti. Bene, domani invece, mercoledì 30 agosto, la terza seduta della settimana, abbiamo all'1.50, già stanotte dal Giappone, abbiamo le vendite al dettaglio del mese di luglio, alle 14.15 dagli Stati Uniti invece abbiamo la variazione dell'occupazione agricola ADP, il dato che praticamente anticipa quello che molto probabilmente potrebbe quindi succedere per i non farm payroll, quindi è un dato che di anticipazione. Alle 14.30 invece abbiamo il PIL trimestrale, sempre negli Stati Uniti, relativo al secondo trimestre, e alle 16.30 il consueto appuntamento sulle scorte di petrolio greggio. Bene, oggi, adesso andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo per quanto riguarda l'euro-dollaro. Il dollaro, purtroppo, anche ancora oggi c'è stato un movimento, diciamo, ancora in difficoltà, soprattutto dovuto alle tensioni in Corea del Nord, dove vede come in prima fila appunto gli Stati Uniti, che appoggiano anche la situazione per quanto riguarda sia il Giappone e quanto riguarda anche la Corea del Sud. Benissimo, allora oggi abbiamo assistito a un'ulteriore fase rialzista, strappo rialzista odierno, dove i prezzi riescono a superare il fatidico livello che già stamattina durante la diretta live ho indicato, 1,20, fermandosi con un massimo a 1,20.693 per poi stornare nella seconda parte della giornata, ovvero praticamente proprio nella seconda parte durante la sessione americana. Infatti, la candela dalle ore 12 alle ore 16 rappresenta una candela ribassista di stampo appunto dovuto ai venditori. Anche la candela, questa qua, che sta per concludersi tra un po', praticamente evidenzia una movimentazione short. Ovviamente, per poter entrare a mercato, l'idea è quella di poter verificare che cosa succede alla chiusura dell'ultima candela, per poi entrare, se c'è il caso, se è il caso, verso, praticamente, vado un attimo a vedere, verso 1,20 verso 1,20, sotto 1,20, con un target, quindi uno spazio di 80 punti fino appunto al tocco della media mobile 1,19133. Ovviamente questo è una correzione in un movimento forte, movimento rialzista, quindi stiamo attenti dobbiamo fare attenzione praticamente
le sites, quindi essendo contro trend, quindi dobbiamo a questo punto dobbiamo evitare di inserire una site piena, quindi operiamo al 50%, nel caso in cui però ci sono le premesse più tardi per poter entrare a mercato sell. Mentre andiamo a vedere invece cosa ci dice lo yen, dove praticamente in particolare la major, dove è presente USD Yen, lo yen giapponese, in quanto diciamo è Allora, vedete qui su USDN, fermo restando che il movimento rimane short sul giornaliero, abbiamo una media mobile, vedete, inclinata negativamente con le candele che si muovono al di sotto la media mobile, la stessa cosa sul settimanale. Un'interessante situazione invece l'andiamo a verificare sul 4 ore, dove sempre in riferimento al giornaliero che ci troviamo sell, adesso su 4 ore il prezzo, vedete, si è appoggiato, ha toccato proprio la media mobile e mi sembra che praticamente sta ha fatto un pullback. Quindi da questa zona c'è la possibilità di poter entrare short a mercato. Adesso andiamo a vedere anche per quanto riguarda la situazione, un attimo solo che vi do maggiori informazioni.